L'ultima volta abbiamo visto un po' di cose sul massimo e minimo limite di una successione. Stamattina, come teoria, facciamo i limiti di funzione. In realtà non sarà lunga la cosa. Uno può pensare che, diciamo, se per i limiti di successione ci sono volute 6 ore, 8 ore, per i limiti di funzione ci vorrà di più. In realtà è la stessa teoria e diciamo si prova abbastanza facilmente tramite un teorema che si chiama teorema ponte. Cominciamo a dare la definizione. Allora, la situazione è questa qui. Allora, limite di funzione. Io do, anche in questo caso, do tutte e due le definizioni. Sia per limite di funzione definito in sottoinsieme di R, sia per un limite di funzione definito in uno spazio metrico, una funzione definita in uno spazio metrico. Il codominio sarà sempre R. Quindi cominciamo con la situazione particolare. Io ho F da E a valori in R, e è un sottoinsieme di R. Poi ho x con 0, un punto di accumulazione, vedete che adesso serve quello che abbiamo fatto, quindi x con 0 può anche essere un punto non appartenente a E. Abbiamo visto che non tutti i punti di accumulazione stavano in E, è un punto della chiusura di E, ma non è isolato, non deve essere un punto isolato di E. Allora, diciamo, def si dice che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a L, numero reale, se e solo se, per definizione, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che se x meno x con 0 è minore di delta, se x appartiene a D e se x è diverso da x con 0, se sono soddisfatte queste condizioni, allora f di x meno L in modo assoluto è meno di x. Quindi faccio un attimo una, allora qua c'è x con 0, qua c'è x con 0 meno delta, x con 0 più delta. Soddisfare queste tre condizioni significa stare qua dentro, stare anche in E, essere anche un punto di E, perché E potrebbe non prendere tutti i punti qua dentro, però deve essere x con 0 deve essere un punto di accumulazione per E, quindi E deve arrivare vicino a x con 0, e poi x diverso da x con 0, il punto x con 0 non conta. Allora, quando diciamo io ho, diciamo, x appartenente a E intersecato x con 0 meno delta, x con 0 più delta meno il punto x con 0, allora la funzione valutata in x appartiene a L meno epsilon. Cioè, se vado adesso a fare la mia funzione, il valore della mia funzione è compreso tra L più epsilon e L meno epsilon. Ho disegnato staccati dominio e codominio perché mi viene meglio. Ok? Non è una cosa in realtà difficile da ricordare, perché è lo stesso concetto
che avevamo per la successione, ma declinato in una maniera diversa. Nella successione io ho n. N dove va? In qualche senso va a infinito. Questo senso si potrebbe rendere rigoroso da un punto di vista topologico. Però lì è come se il nostro punto di accumulazione fosse più, più infinito. Allora, qui sto dicendo che quando sto vicino al punto di accumulazione, allora, prima fisso epsilon, poi se sono abbastanza vicino, è un gioco posizionale, no? Io fisso un piccolo bersaglio attorno al mio target, che è, attorno al mio valore che è. Voglio andare a finire, voglio che la funzione vada a finire là dentro. Allora io so che questo è possibile quando, non, quando sto abbastanza vicino a riscon 0. Quando vicino a riscon 0? Devo stare tra riscon 0 meno delta e riscon 0 più delta. Poi devo stare in E per forza, perché è il mio dominio. E poi sto dicendo che in tutto questo discorso il valore di F nel punto di riscon 0 non conta. Ok? Allora, se sono soddisfatte queste condizioni, allora, diciamo, deve succedere che f di x è compreso tra l meno epsilon ed l più epsilon. Per ogni epsilon esiste delta. Per ogni epsilon esiste delta. Uno fissa epsilon di qua, un altro trova delta di là. Ok. Allora adesso facciamo quella che è l'osservazione fondamentale. Chiamiamolo anche teorema perché non è proprio banalissimo, anche se non è neanche di. Manteniamoci in questa situazione, poi è chiaro che esisteranno tutte le varianti, esisterà la variante in cui il limite fa più infinito, esisterà la variante in cui x con 0 è più infinito, però diciamo dovete capire il concetto fondamentale, una volta che avete capito quello fondamentale capite pure quelli diciamo, che da esso derivano tramite alcune modifiche. Allora, teorema, io so, diciamo, allora, la situazione è sempre questa, f è definita su e a valore in r, e è un sottinsieme di r, e x con 0 è un punto di accumulazione di r. Quindi come prima, queste sono le ipotesi. Allora, cioè tesi, il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a L esattamente a R se e solo se, stavolta non è una definizione ma un teorema, quindi è una cosa che dovremo dimostrare, per ogni successione x con n contenuta in E meno x con 0, tale che il limite di x con n è uguale a x con 0. Guardate, non c'è contraddizione, lo posso scrivere perché per me n, ho sempre detto, è parte da 1, no? Quindi x con 0 non è un elemento che sta qua a sinistra. Per ogni successione del genere si ha che il limite di f di x con n è uguale a f. Questa è una successione. Se io adesso faccio non f di x ma f di x con n, mi viene una successione di numeri 3. O se io scrivo per ogni, qua ci devo mettere la virgola, se scrivo, posso anche scrivere in quest'altro modo, qua ci metto una bella parentesi,
Allora, se x con n è una successione che soddisfa queste condizioni, allora e l'equivalenza sta tra il fatto che il limite fa L e questa implica funzione. Abituatevi a scrivere le cose in più modi diversi in maniera tale così almeno cercare di capire il concetto, non come si scrive. È chiaro? Allora, cerchiamo prima di dimostrarlo, cerchiamo di capire che cosa significa questo. Significa, io ho una successione x con 1, x con 2, x con 3, x con 4, x con 5. Questa successione sta in E e deve convergere a x con 0. Dove dovrà andare f di x con n? Vedete che x con n starà qua dentro e quando x con n starà qua dentro f di x con n sarà compreso da l meno epsilon ad l più epsilon. Siccome questo lo posso scegliere sempre più piccolo, vabbè, poi formalizzeremo meglio questo ragionamento, vorrà dire che f di x con n deve tendere a n. La parte difficile del teorema sarà il che l'equivalenza è perfetta, cioè se questo non è vero allora potrò trovare una successione che soddisfa queste condizioni tale che il limite di f di x con n non vale. Allora, dimostrazione. Cominciamo a dimostrare la freccia che va da sinistra verso destra. Allora io dico sia epsilon maggiore di 0. Quindi esiste un delta maggiore di 0 tale che se x meno x con 0 è minore di delta, x appartiene a D e x diverso da x con 0, allora fx meno L è minore. Questo lo so perché è la definizione di questo limite fa. Ho riscritto la definizione che il limite fa. Sta scritta qua. Adesso considerate una successione sia ora x con n contenuta in E meno x con 0 tale che limite di x con n è uguale a x con 0. Ah, quindi vogliamo far vedere che in questo caso f di x con n vale, tende a L. Allora dice, prendiamo una successione che fatta così. Io ho già fissato epsilon e ho già trovato delta. Quindi posso dire, esiste un indice ni tale che, continuo qui a sinistra, se n è maggiore o uguale di ni, allora x con n meno x con 0 è minore di delta. Perché x con n tende a x con 0. Quindi delta è un numero positivo che io ho già fissato, quindi da un certo punto in poi, da un certo indice in poi, x con n meno x con 0 disterà minore, diciamo, disterà da x con 0 meno di delta. Oh, poi che x con n appartiene a D e x con n sia diverso da x con 0, questo è gratis, perché la successione l'avevo presa in E, anzi l'avevo presa in E meno x con 0, quindi nessuno di questi elementi era x con 0. Beh, questo lo dovrei mettere qua sotto, ma insomma lo elencate. Quindi stiamo esattamente in queste condizioni, cioè x con n, se poi ci metto x con n meno x con 0 è minore di delta, x con n sta in E, x con n è diverso da x con 0, quindi f di x con n meno n è minore di epsilon.
Allora, risottolineo quello che ho dimostrato. Ho preso un epsilon maggiore di 0, ho ragionato, ho fatto vedere che esiste un ni tale che quando n è maggiore di ni, f, cioè poi ho preso una successione contenuta in is con 0, in e meno is con 0 tale che l'inis con n è uguale a is con 0, ho fatto vedere che esiste un ni tale che quando n è maggiore di ni, f di is con n è uguale a f di is con n meno l, scusate, è meno di epsilon, che è quello che dovevo dimostrare. Quindi ho dimostrato metà del teorema, cioè che se è vera questa, se è vera questa, è vera anche. È chiaro? Allora l'idea, ripeto, è molto semplice. Tu fissa epsilon, trovi delta. Allora x con n, da un certo punto in poi, da n in poi, deve stare qua dentro. Poi sta anche in E e sta anche in S con 0, quindi vado a fare l'immagine, allora sta tra L meno Epsilon è soltanto un modo, diciamo, matematicamente corretto, ordinato, di dire questa cosa. Adesso dobbiamo dimostrare il contrario. Il contrario è un pochino più difficile. Sa che esiste il limite di questa... No. Dobbiamo dimostrare che se, dovete capire bene cosa dobbiamo dimostrare, che se vale questa implicazione, allora questo limite vale n. Che significa? Che se ogni volta che prendo una successione in n-x con 0 che converge a x con 0, f di x con n tende a l, allora il limite della funzione fa n. Cioè, se su tutte le successioni, allora pensate per un attimo, per semplificare, pensate che E sia tutto R e pensate che la successione sia sempre diversa di x con 0. Allora, quindi in maniera tale da non dilungarci troppo qui, se su tutte le successioni che convergono a x con 0 f di x con n vale L, allora il limite di tutta la funzione vale L. Il limite di funzione vale. È chiaro? Secondo me ancora no, perché state ancora con... Allora, il concetto è: se il limite di funzione vale L, allora su tutte le successioni che convergono a x con 0, la funzione composta f composto dalla successione, ricordate la successione è una funzione, questa successione, che è un'ulteriore successione, tende a L. Ogni volta che vado a comporre f con una successione che tende a L, allora mi viene una successione, con una successione che tende a x con 0, mi viene una successione che tende a L. Viceversa, se quando vado a comporre f con una successione che tende a x con 0, il limite fa sempre L, vuol dire che il limite della funzione f faceva. È un po' meno scuro adesso? Meno scuro? Penso di sì. Chiaro? Non lo so. Però, mi raccomando, qua ci dovete sbattere fino a che non ho capito. Cioè, non è una questione di... diciamo, se capite questo, capirete molti altri teoremi a venire. Molti altri teoremi penserete di averli capiti anche se non capite questo. Però, in realtà, sotto sotto, siccome questi ragionamenti saranno... pervaderanno tutto analisi 1, analisi 2, analisi 3, quindi diciamo è meglio capirlo all'inizio che non capirlo neanche dopo, come direbbe un tale che è morto che si chiamava Catalano. Meglio capirlo in fretta che non capirlo mai. Adesso andiamo a dimostrare quindi la implicazione opposta. Il modo migliore per capirlo è seguire la dimostrazione. Certe volte io non sono un fanatico di fare sempre le dimostrazioni a tutti i costi, eccetera, anche perché siamo corso di analisi per ingegneria. Quindi qualche volta
per esempio anche nella costruzione dei numeri reali alcune cose le ho saltate, le ho date per ho detto più o meno come si faceva, le ho date per fuori. Però diciamo che qua in questa dimostrazione capite perché, diciamo, capite meglio anche l'equivalenza. Allora, la dimostrazione si farà per assurdo. Supponiamo che non sia vero, neghiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x faccia L. Cioè, non è vero questo. Allora, che vuol dire? Per esempio, neghiamo che il limite della funzione per x che tende a x con 0 faccia 1. Che significa? Eccolo là. No. Allora, no, e questo è il punto, Allora, se io dico che una funzione non tende a 1, ma chi l'ha detto che deve tendere a 2? Se io ti dico che non vai a Formia, ma perché deve andare a Roma, forse? Puoi anche oscillare e non tendere. Questo vi si deve schiaffare in testa. Che se io nego, l'abbiamo già incontrato questo problema, quando volevo dimostrare che meno 1 alla n non tende a nulla. Meno 1 alla n tende a 1? No. Tende a 2? No. Tende a 50? No, non tende a niente. Quindi negare che il limite faccia L non implica che il limite faccia qualche altra cosa, oppure più infinito, oppure meno infinito. No. Significa solo che non tende a L. Allora, questo guardate che su questo tipo di diciamo di errore logico sono fondate, e perciò abbiamo fatto pure le fallacie apposta alcune, proprio per farvi capire che non dovete cadere in certe trappole. Quando c'è la pubblicità, se non giochi non vinci, ma mica significa che se giochi vinci. Allora, se io dico tu non hai fatto il contratto con una certa compagnia di assicurazioni, se sto negando che tu l'abbia fatto con Assitalia, scusate, mi è venuto un nome, senza per fare pubblicità né positiva né negativa, ma mica significa che lo sei dovuto andare a fare con un'altra compagnia, puoi anche non averlo fatto. È giusto o no? Beh, se per esempio parliamo del contratto di responsabilità civile per l'auto, lo devi fare per forza. Però per forza lo devi. Ecco, un'altra cosa, questo non l'abbiamo esaminata, ma è venuta fuori, faccio un micro in giro di 2 minuti. Allora, è capitato, questo è capitato, è una cosa che è capitata a un professore che insegnava da noi, poi ha avuto, è morto anni fa. Però lui raccontava che una volta, lui era di Caserta, stava in macchina con un amico e l'amico stava per imboccare, questo era uno un po' spericolato alla guida, stava per imboccare una strada contromano. Allora lui cercava di avvisarlo in tutti i modi, gli dico guarda, là non ci puoi andare. E questo non capiva. Là non ci puoi andare. E questo non capiva. La terza volta strillava, là non ci puoi andare. Ma la strada ci sta, gli ha risposto quello. Cosa mi impedisce fisicamente di andarci? Allora, in effetti lui ha sbagliato lui. Non è che non ci puoi andare, tu ci puoi andare. Poi bisogna vedere quali sono le conseguenze. Cioè, non ci devi andare perché rischi una multa, perché rischi di sequestrare la macchina, perché rischi di fare un incidente. Però nulla ti impedisce fisicamente in questo momento, la strada ci sta, tu imbocchi quella strada. Lui non aveva visto il segnale e non capiva proprio in quel momento. È chiaro? Quindi bisogna stare un attimo attenti. Allora, se io dico che non tende a L, non significa che tende a un'altra cosa. Come si fa a negare? Perciò c'è il discorso dei per ogni esiste. Negare questo, che significa? Quindi, voi avete la fortuna che c'è un modo
matematico quasi automatico per negare una proposizione. I per ogni diventano esiste. Quindi esiste un epsilon maggiore di 0 tale che per ogni delta maggiore di 0 esiste x, chiamiamo, diciamo che dipende da delta, mettiamoci la parentesi così, tale che x di delta, chiamiamolo così, meno x con 0 è minore di delta, x di delta appartiene a E, x di delta è diverso da x con 0. E vedete, qua c'è un'implicazione, si prende l'ipotesi e si nega la conseguenza. Quindi nella frase matematica gli esisti diventano per ogni diventano esiste, e alla fine si nega. Quindi è f di x con delta meno l è maggiore o uguale a y. Questo significa negare quella frase. Oh, adesso tutta la mia potenza, diciamo, per continuare la dimostrazione, sta nel fatto in questo per ogni. Esiste un epsilon, l'epsilon è stato trovato per ogni delta, quindi delta adesso lo posso scegliere come? Arbitrariamente. Quindi scegliamo delta uguale 1 su n, dove n appartiene a n. Ok? Allora, qui ho x di 1 su n, lo chiamo x con n. In corrispondenza di 1 su n troverò un x di delta, cioè x in questo caso di 1 su n. Per abbreviare lo chiamo x con n, perché tanto dipende solo da n, dipende. Con n ci faccio il reciproco e con 1 su n ci trovo io. Tale che avrò, tale che, non voglio ripetere i due punti perché qua ho usato i due punti per dire che sto definendo x con n come questa quantità. Tale che x con n meno x con 0 è minore di delta, perché è minore di 1 su n. Ok, avevo preso delta uguale 1 su n, x di 1 su n è x con n. Poi x con n sta in E, x con n è diverso da x con 0, ma però sono tutte le... Dire che sta qua significa che la successione è contenuta in E meno x con 0. Dire che x con n meno x con 0 è minore di 1 su n, che significa? Che x con n è compreso tra x con 0 meno 1 su n e x con 0 più 1 su n. Quando n tende all'infinito, per il teorema di due carabinieri, tende a x con 0. Ma contemporaneamente f di x con n meno l è sempre più grande di y. Quindi abbiamo trovato un assunto. Per quale motivo? Questa successione x con n verifica questa ipotesi, ma f di x con n meno l è sempre maggiore o uguale di epsilon, e quindi f di x con n non può tendere a l, perché se tendesse a l, per ogni epsilon da oggetto punto in poi dovrebbe stare tra l meno epsilon ed l. Se volete lo scrivo un attimo per esteso. Lo scrivo qua. Quindi x con n è contenuta in E meno x con 0. X con n converge a x con 0 e f di x con n non converge a L. Questo perché non converge a L? Perché altrimenti questa disuguaglianza vale per ogni n, eh? Io delta l'ho preso n e l'ho scelto arbitrariamente. Quindi ricavo delta, quindi ricavo x con n, tale che
se fosse f di x con n tende a L, da un certo punto in poi f di x con n dovrebbe soddisfare la disuguaglianza opposta. E la disuguaglianza opposta è chiaramente in contraddizione con... Cioè, se tendesse ad L, allora... Se tendesse a L, lo scrivo sotto, questa disuguaglianza vale per ogni n appartenente a n, chiaro? Se tendesse a L, esisterebbe un indice n. Se f di x con n tendesse a L, tale che se n è maggiore o uguale di n, allora f di x con n meno L dovrebbe essere minore di epsilon. Vedete che sono... Allora, quando prendo x con i, f di x con i meno L dovrebbe essere maggiore o uguale di epsilon, f di x con i meno L dovrebbe essere minore di epsilon, le due disuguaglianze sono opposte e quindi non possono sussistere entrambe. Quindi, da dove è nato l'assurdo? L'assurdo è nato dall'aver ipotizzato, dall'aver supposto che se era vera, che f di x con n tendesse a L. L'assurdo è nato dall'aver ipotizzato che f di x, scusate, la funzione, non tendesse a L. Qua, cosa abbiamo ipotizzato qua? Abbiamo negato questo. Da questo è seguito l'assurdo. Quindi questo non può, neghiamo che non può essere valido, quindi f di x deve tendere per forza a f, perché questa era la nostra ipotesi. Siamo arrivati a contraddire la nostra ipotesi. Noi siamo una freccia che va da destra verso sinistra. Questa era l'ipotesi, questa era la tesi. Quando siamo arrivati a dire che abbiamo trovato una successione contenuta in m x con 0 che converge a x con 0 tale che f di x con n non converge, abbiamo negato l'ipotesi. Da dove è nato? Dall'aver negato la tesi. Quindi, se negando la tesi si arriva alla contraddizione dell'ipotesi, la tesi deve essere dimostrazione dell'assurdo. Lo so, questo è un teorema un attimo un po' più complicato, però serve a capire. Ok, adesso allora, questo si chiama teorema ponte. Mi sono dimenticato. Perché fa capire che una certa condizione sul limite di una funzione equivale a tante condizioni sul limite di certe successioni. Cioè, alla stessa condizione imposta sul limite di tante successioni. Cioè, questo limite fa L se e solo se il limite di f di x con n su tutte queste successioni fa sempre. Quindi se un limite di funzione fa L, il limite di tutta una, serie, di tutta una famiglia di successioni fa L. Quella, quale famiglia? Quella là. Se il limite di tutta una famiglia di successioni f di x con n fa L, questa famiglia qua, allora il limite di f di x deve fare pure lui. È esattamente la stessa cosa, perché l'abbiamo dimostrato. Adesso facciamo vedere se abbiamo, penso che abbiamo una decina di minuti prima della pausa. Abbiamo 13. Allora, facciamo vedere come si usa questo teorema Pohl. Quindi questo è un esempio di utilizzo del teorema Pohl. Il teorema Pohl si può usare praticamente
per ridimostrare tutti i teoremi che abbiamo visto per le successioni anche per le funzioni. Facciamo un esempio. Abbiamo f da e in r, g da e a valore in r, e entropia insieme di r con 0 in un punto di accumulazione di e. Poi supponiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x faccia L, numero reale, il limite per x che tende a x con 0 di g di x faccia m, un altro numero reale. Se non mi piace la lettera m, chiamiamoli L1 e L2. La lettera m n in genere indichiamo per i numeri naturali. Allora, queste sono le ipotesi. Allora, il limite per x che tende a x con 0 di f di x più g di x è uguale a L1 e L2. Questo non è altro il teorema che dice che il limite della somma è uguale alla somma dei limiti. Allora, uno dice, per le funzioni, guardate, per le funzioni si potrebbe dimostrare in una riga, poi vedremo anche altri teoremi, li faremo, li dimostreremo in una riga, per esempio, sia il teorema del confronto che quello della permanenza del segno, insomma, sarà utile dimostrarli anche in maniera indipendente. Però, anche questo si può dimostrare in maniera indipendente, però teoricamente dobbiamo rifare una fatica. In quel caso, gli altri teoremi lo faremo giusto per far vedere la dimostrazione. In questo caso, diciamo, sì, lo potremmo fare, ma ci conviene farlo vedere tramite il teorema ponte, perché poi tutti gli altri teoremi si capisce che funzionano alla stessa maniera. E quindi evitiamo di dimostrarlo. Allora, dimostrazione, come funziona? Io che cosa so? Allora, prendiamo sia x con n contenuta in e meno x con 0, tale che il limite di x con n faccia x con 0. Quindi, usando il teorema ponte, sottolineo da sinistra verso destra, il teorema ponte che vi dicevo che se il limite di una funzione fa L su tutte certe successioni, il limite di F di x con N fa F. Allora, troviamo, allora lì che cosa sappiamo? Che il limite di f di x fa L1. Poi prendiamo una successione, questa è una successione della famiglia che stava scritta nel teorema ponte, sì. E allora, applicando il teorema ponte nella freccia che va da sinistra verso destra, troviamo che il limite di f di x con n quanto deve fare? Il limite di f di x faceva L1. X con n è una successione contenuta in e meno x con 0, che com'è già x con 0. Il limite di f di x con n quanto deve fare? L1. Oh. Il limite di g di x con n quanto deve fare? L2. È chiaro fino a qui? Ho applicato il teorema ponte. Quindi io che cosa so? Per le successioni l'ho dimostrato il teorema che il limite della somma è la somma dei limiti. Quindi il limite della funzione f di x con n più g di x con n quanto deve fare? Scusate, la successione f di x con n più g di x con n deve fare L1 più L. Allora, cosa
ho dimostrato, ho preso una successione di questo tipo. Ah, scusate, qua non è 0, è x con 0. Scritto male. Allora, ho preso una successione di questo tipo e ho fatto vedere che il limite di f di scon n più g di scon n fa l1 più l2. Ma quindi è, diciamo, se io prendo una successione di quel tipo, se qua ci metto la funzione f più g di x con n, o f di x con n più g di x con n, che è la stessa cosa, il limite mi fa sempre l1 più l2. Allora che cosa uso? Uso il teorema fonte nell'altra direzione. Quindi, usando di nuovo il teorema punte, però stavolta nella freccia che va da destra verso sinistra, troviamo il limite per x che tende x con 0 di f di x più g di x uguale l1 più l1. Fine della dimostrazione. È chiaro che questo lo posso fare con la somma, lo posso fare col prodotto, lo posso fare col rapporto quando il denominatore tende a un limite diverso da zero, lo posso fare con la sottrazione. Quindi è inutile rifare tutti i teoremi di prima che abbiamo fatto le successioni, che con questo schema sono automaticamente validi pure per le funzioni. Dice sì, però attenzione un attimo. Prima di tutto, per le successioni tu avevi tutta una serie di problemi, poi avevi le successioni che andavano all'infinito, quelle che andavano a meno infinito, poi avevi le forme indeterminate, poi avevi anche dimostrato altri teoremi, per esempio il teorema della permanenza del segno, avevi dimostrato il teorema del confronto. Oh, allora, teorema della permanenza del segno e del confronto li voglio ridimostrare, non perché anche adesso potrei applicare lo schema del teorema, fare lo stesso modo, però giusto per, diciamo, far vedere e dare un'idea di come si potrebbero dimostrare quei teoremi, e quindi anche questi, se io non avessi, diciamo, fatto prima le successioni, se non fossi partito dai limiti delle successioni, non è che, cioè, se facevo direttamente i limiti di funzioni potevo fare anche così, li dimostravo direttamente per le funzioni e poi le successioni sono particolari funzioni, quindi potevo invertire tutto il blocco. Alla fine arrivavo sempre alla stessa zuppa. Ok? Quindi facciamo vedere solo questi due, faccio vedere per le funzioni. Il resto poi vi farò capire che, diciamo, non è necessario dimostrare. Questi due vi voglio far vedere perché sono molto semplici. Quindi, teorema della permanenza del segno. Anche qui avremo due versioni. Una versione sarà, vabbè, f da e a valori in r, e contenuto in r con zero di accumulazione per e, punto di accumulazione di e. Poi supponiamo che il limite per x che tende x con 0 di f di x faccia L maggiore di 0. Allora io dico che esiste un delta maggiore di 0 tale che se x meno x con 0 è minore di delta, se x è diverso da x con 0 e se x a partire da e, allora f di x è maggiore di l mezzi, che è così. Dimostrazione: prendere epsilon uguale l mezzi nella definizione di fine della dimostrazione. È chiaro, se prendete, questa è la definizione di limite, qui dovreste avere f di x compreso tra l meno delta
L meno epsilon, scusate, ed L più epsilon. Prendete epsilon uguale L mezzi e trovate L meno L mezzi fa L mezzi che è maggiore di 0. Quindi questa disuguaglianza in realtà significa questa, no? Da questa in realtà seguirebbe questa, ma questa indica questa sta posta. Quindi è una particolare conseguenza del fatto che il limite di f di x fa n. Facciamo il teorema del confronto. Vabbè, anche l'altra versione la fate in maniera analoga, eh. Veramente non mi rimetto a fare tutto. Ho fatto vedere solo questo, quest'altro a scopo illustrativo. Andiamo a far vedere il teorema del confronto. Stavolta avete sempre E contenuto in R con 0, sempre un punto di accumulazione per E o di E, la stessa cosa. Poi avete F da E in R, G da E in R, H da E in R. Poi supponete che esista un chiamiamolo delta 0 tale che se x è minore, se x meno con 0 è minore di delta 0, x appartenente a E, x diverso da x con 0, allora f di x sia compreso tra g di x ed h di x. E poi supponete anche che il limite per x che tende a x con 0 g di x sia uguale al limite per x che tende a x con 0 di h di x sia uguale a L. Queste sono le ipotesi. Allora, cioè tesi, ho messo questo separatore giusto per far capire che qua c'è la tesi, fino a qua sono i compiti. Il limite per x che tende x con 0 di f di x quanto farà? Sta in mezzo, farà L. Allora, dimostrazione: allora noi sappiamo che esiste un delta 1 tale che se x meno x con 0 è minore di delta 1, x appartenente a x diverso da x con 0, allora g di x meno L è minore di epsilon. Poi esiste delta 2 tale che se x meno x con 0 è minore di delta 2, x appartiene a E, x è diverso da x con 0, allora h di x meno L è pure lui minore di epsilon. Adesso prendo delta uguale al minimo tra delta 0, delta 1 e delta 2. Perché riprendo il minimo? Perché voglio sfruttare queste disuguaglianze, questa disuguaglianza e questa disuguaglianza. Quindi se x meno x con 0 è minore di delta, x appartiene a D e x è diverso da x con 0, che succede? F di x lo scrivo questo un po' più a sinistra, lasciamo un po' di spazio. F di x è più grande di g di x perché delta è minore di delta 0, ma g di x è maggiore di L meno epsilon. Ma f di x è più piccolo
di h di x, ma h di x è minore di l più epsilon. Quindi cosa ho dimostrato? Che se esiste un delta tale che se vengono soddisfatte queste condizioni f di x è compreso tra l meno epsilon ed l più epsilon, è esattamente quello che dovevo dimostrare. Analogamente potrei in maniera simile dimostrare, diciamo, ridimostrare il teorema dell'unicità del limite, eccetera eccetera. Comunque, o direttamente o utilizzando il teorema punto, tutti i teoremi che abbiamo visto validi per ora per le successioni, per la teoria dei limiti di successione, sono validi anche per le funzioni. Adesso penso che sia ora di fare pausa.